Eccoci, allora siamo arrivati a Sydney, adesso stiamo per iniziare il nostro progetto. E com'è che si chiama questo quartiere? Questo quartiere si chiama... King's Cross? No? No? Court? Conrad. Conrad? Concord. Concord? Concord si chiama questo quartiere. E? Si chiama Concord. Questo vediamo tutto tagliamo. Noi. Allora. Poi possiamo dire... Si vede già. Ecco. Ciao a tutti, allora siamo arrivati in Australia. Lei è Francesca. E lei è Irene. E abbiamo iniziato questo progetto con l'intenzione di voler andare a recuperare, walk by walk with our feet, la memoria, i racconti dei trentini che sono arrivati qui per la prima volta negli anni 60, negli anni 50, adesso andremo a vedere. Il nostro primo contatto è Vittorino e siamo qui a casa sua in Queen Street a Concord, in Concord West, e adesso andiamo a sentire cosa ci racconta. E gli australiani chiamano. Ecco, siamo arrivati in Australia. E da qui inizia il nostro progetto sulla memoria. Cosa vogliamo fare? Perché siamo arrivate qui? Chi siamo? E quanto tempo stiamo? Allora, siamo Francesca e Irene. E adesso è il 6 aprile del 2010. In questo momento ci troviamo a Sydney, in un distretto di Sydney. Si chiama Concord West. E il nostro progetto vero e proprio è andare a cercare passo a passo le memorie dei trentini che sennò altrimenti andranno perse. Abbiamo la fortuna che oggi andiamo a incontrare il primo nonno ed è uno, e credo che sia addirittura il primo ad essere emigrato qua in Australia, quindi è proprio una fonte preziosa per la memoria storica e anche per noi, perché ieri sera l'abbiamo chiamato e si è mostrato già molto disponibile, nonostante non sapesse minimamente chi siamo noi né cosa stiamo facendo. E questa è già una piccola soddisfazione, perché ci dà il motivo di partire con il piede giusto e ci fa vedere che le cose che andremo a scoprire, o il Trentino fuori dal Trentino, è già una specie di casa che ci apre le braccia. Ecco, allora andiamo a sentire la storia che ci racconta il nostro amico Vittorino. Ecco, finalmente siamo arrivate nella prima casa del nostro prescelto. Si chiama Vic, qua lo chiamano tutti Uncle Vic. E credo che sia il primo nonno ad essere emigrato in Australia. Ed è per questo che noi lo riteniamo che sia veramente, veramente una cosa importante, perché ci può fornire delle fonti e delle fonti preziose di memoria storica e anche come proprio storia di vita sarà una persona interessante. Siamo a Sydney. Siamo a Sydney, quanti oggi? È 6 di aprile 2010. Grande. Nella casa di Vittorio. Dobbiamo un po' raccogliere la sua esperienza, ma non nel senso. Non nel senso di come. Proprio come il racconto, no? Quindi come prima di partire ti aspettavi che fosse qui, cioè non nel senso proprio di quando sei partita perché sei partita, no?